nonno Beppe andò nell'orto e prese un butto di corbezzolo. E siccome era vecchio e aveva un dolore a una spalla, chiamò il suo nipote. «Fabiolino, prendi la vanga e vieni con me!» Andarono fino in mezzo del viale Italia, dove fino a poco tempo prima c'erano campi e filari di viti lungo le fosse. Quindi, sul margine destro, Fabiolino fece una bocchetta con la vanga e nonno Beppe ci infilò il butto del corbezzolo. Rincalzato con la terra vangata e pigiata intorno coi piedi, nonno Beppe disse: «Buona fortuna, fruttino, e che tu sia apprezzato da tutti!» Il corbezzolo si attaccò bene alla terra. A primavera pareva si cambiasse d'abito e a ogni autunno inoltrato faceva i suoi bei frutti, prima gialli e poi rossi. La gente del luogo si fermava ad ammirarlo e nell'occasione era ben felice di cogliere qualche bel frutto colorato. Adesso sono passati un bel po' d'anni e lungo la strada sono state messe tante altre piante che il corbezzolo ha visto crescere. Anzi, sembra proprio che le guardi, un po' come da fratello maggiore. Nonno Beppe non c'è più e Fabiolino, dopo essersi laureato, è partito per l'America. I cambiamenti evolutivi del luogo hanno reso indispensabile un intervento di taglio delle piante nel viale Italia. Chissà perché, ma quel corbezzolo non è stato tagliato ed è tuttora al solito posto. In questo novembre 2013 mi sembra che quando i bimbi gli passano vicini lui faccia dondolare i suoi bei frutti rossi e gialli come se volesse mettere allegria, un po' come faceva con Fabiolino quando, mentre nonno Beppe gli raccontava tante cose sulla vita delle piante, coglieva quelle belle corbezzole colorate riempiendo quel suo cestino di salcio intrecciato.